siriano, di buona sostanza, diciamo così. Noi siamo senza stipendio da molti mesi, qualcuno più di un anno, troppe cose del genere, gli enti ancora peggio. Vabbè, ci sono vari argomenti qua. Esattamente. Quali sono state le risposte che sono state date e perché siete qui? Beh, siamo qui, innanzitutto mi viene da dire, fresco fresco dall'incontro col dottor Cappuccio, diciamo sì, anche in sostituzione degli enti del terzo settore, che evidentemente, diciamo sì, oltre a lamentarsi, a dire cose generiche ai lavoratori, lamentarsi del Comune di Napoli, non vengono neanche a reperire, diciamo così, le notizie tecniche, perché questo è l'ufficio tecnico dell'assessorato alle politiche sociali, del servizio per i minori e per l'infanzia, eccetera. Quindi abbiamo avuto rassicurazione sul fatto che per quanto riguarda i progetti, diciamo sì, più noti, il bando del tutoraggio si farà, i problemi che erano stati rilevati per il 2012 pare che si possano risolvere, cioè il riconoscimento delle ore che avanzavano dal 2011, poi la famosa questione del bando dell'educativa, che ci sembrava un bando capestro perché fondamentalmente non c'era una copertura finanziaria o piuttosto aleatoria, pare che loro diano, diciamo così, la massima certezza sul fatto che si faccia questo bando con risorse certe, eccetera. Adesso staremo a vedere, insomma, se gli enti firmeranno questo contratto. Ma la cosa più importante, quello che vorremmo chiedere e che abbiamo ottenuto adesso, praticamente l'incontro con l'assessore Sergio D'Angelo, perché eventualmente con l'assessore Palma o con lo stesso De Magistris, per sapere adesso dei soldi stanziati dal governo, cioè i famosi 300 milioni del decreto salva o affonda comuni, quanto verrà destinato al sociale per pagare debiti che ormai arrivano fino a 3 anni di arretrati e quando verranno erogati, perché noi continuiamo a stare, giunta dopo giunta, fase politica dopo fase politica, a stare sempre con un anno e mezzo di stipendi arretrati, che è una condizione assolutamente inaccettabile.